La vittoria è veramente difficile pensarli al secondo posto nonostante una Russia ultra arrembante. Quale ruolo può recitare l'Italia, che è stata bronzo mondiale a Kazan nel 2015 ed è vice campione d'Europa in carica? L'Italia va alla ricerca di una medaglia che era francamente al di là delle sue possibilità alla vigilia, è occupata dall'Australia, dal Brasile, però nessuna delle due nazionali ha dato l'idea, le altre, di essere veramente al 100%. Non hanno fatto cambi dal mattino al pomeriggio, quindi ce la possiamo giocare, ci vuole però l'alchimia perfetta. Nazionali sul blocchetto di partenza, dall'alto al basso Francia, Italia, Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Brasile e Ungheria. La finale mondiale, 4% stile libero maschile. E via, si comincia ad aprire per la staffetta azzurra, c'è Santo Condorelli, seconda dall'alto alla basso della vasca in corsia numero 4, partenza devastante di Caleb Dressel per gli Stati Uniti. Sì, occhio al 46-91 che è il record del mondo dei 100 stile libero, perché Dressel insomma potrebbe anche vedere quello, però abbiamo il fulmine, l'uomo che non ha paura di soffrire. E non ci credo, Santo Condorelli passa a 22,3 ai 50 metri, speriamo ne abbia di benzina nel serbatoio per resistere anche nella vasca di ritorno, una vasca dove ora però viene recuperato dallo stesso Caleb Dressel in corsia numero 4. Comando Italia che scivola in terza, quarta posizione, si pianta Santo Condorelli e davanti alla cambio a 47-63 ci sono gli Stati Uniti, poi la Russia, poi la Gran Bretagna. L'Italia è transitata molto indietro, scivolata perfino in ottava posizione, 48-72 ad aprire di Santo Condorelli. Ed è molto difficile trovare una veloce con l'apertura in ottavo posto, perché si nuota letteralmente nelle onde degli altri, un ritorno aperto troppo nei primi 5. Abbiamo visto già al Sette Colli quanto in realtà sia generoso, incosciente nell'affrontare i 100 così a muso duro, il conto però alla fine è salato. Italia però rientra nel lotto e sfrutta molto bene la scia della Russia. C'è Manuel Frigo in acqua, 22.49 lanciato il primo 50 di Manuel. Italia che si riporta sotto in quarta quinta posizione, davanti al comando gli Stati Uniti che vanno al cambio 1.35.12 a metà gara per la staffetta, campione del mondo in carica. L'Italia si è riportata in quarta posizione, 47.29 lanciato da parte di un ottimo Manuel Frigo. Questo è il numero, Frigo ha tirato fuori la prestazione magistrale, ha un personale a 48.5, ha nuotato un secondo e tre più veloce, fantastico. E Luca Dotto che ha preso un ottimo cambio a 8 centesimi lo stacco, adesso si deve ricordare del campione che è stato nel 2016, è stato campione d'Europa nel 2011, argento mondiale nei 50 stile libero a Shanghai, ed è un'Italia che si ingarella per la terza. Va a cercare il sorpasso nei confronti del Brasile in corsia numero 7, vediamo se riesce a resistere Luca Dotto. Sì, 1.84 il distacco dagli Stati Uniti, siamo in terza posizione ed ora c'è Alessandro Miresti in acqua, il campione d'Europa, vediamo come va. Non siamo in una posizione buona, ma siamo distanti in realtà dal gruppo che si sta creando in basso. Stati Uniti davanti, Russia dietro, non possiamo succhiare la scia dei russi, ma possiamo fare il numero con Miresti e al momento ci siamo. Italia sempre in terza posizione, manca meno di una vasca. Davanti è una testa a testa pazzesco tra gli Stati Uniti e in corsia numero 3 la Russia con Rilov, Stati Uniti con Nathan Adrian, adesso allunga Nathan Adrian, ma c'è Alessandro Miresti che si mette in terza posizione. L'Italia in piena corsa per il podio, c'è la staffetta statunitense che vince, medaglia d'oro, poi l'argento per la Russia e l'Italia che scivola via dal podio per un niente, quarta posizione. In terza posizione a beffarci è l'Australia, 3.11 e 22 per l'Australia, 3.11 e 39, fammi vedere il tempo dell'Italia, è nuovo record nazionale, nuovo record italiano, ciao gomma, ciao Pechino 2008, 3.11 e 48 era il precedente limite. Calvi, staffetta con inserimenti molto giovani, c'è da sorridere per questo nuovo record nazionale, peccato, che peccato per un bronzo assaporato fino alla fine e scivolato via, 47-57 lanciato di Miresti, 47-29 lanciato il miglior frazionista, è stato Manuel Frigo in seconda stazione di staffetta.
Adesso su Rai 2 Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi vi salutano, linea al Tour de France su Rai Sport più HD. Amarezza? Beh, altro che amarezza, beffardo questo esito. Sembrava di rivedere i 400 stile libero con l'australiano in rientro su Detti. Qua era Kylie Chalmers, il campione olimpico, che è andato a riprendere un Alessandro Miretti.